ogni anno presentiamo un volume che ha proprio questo come obiettivo finale, no? Aprire altre riflessioni, innescare discussioni e percorsi per dare gambe allo sviluppo di questa città. Quindi proverò qua e là a dialogare con quanto avete detto. Il rapporto si è già capito di che cosa parla, perché gli interventi lo hanno centrato bene. Ha a che fare con il tentativo di fare il punto sull'anno difficile che abbiamo trascorso, ma anche di guardare avanti, di guardare al futuro. E innanzitutto parte dall'acquisizione di alcune consapevolezze che questo anno ha portato con sé nel guardare Milano, nel guardare lo sviluppo della città. E la prima consapevolezza è il fatto che la pandemia, questa vicenda così drammatica che abbiamo attraversato e dalla quale speriamo di poter dire stiamo uscendo, è una vicenda molto complessa che non ha solo una dimensione sanitaria, ma una dimensione economica, sociale, istituzionale, dei risvolti molto importanti. E proprio in questi risvolti si nascondono le sfide più grandi per la nostra città. E la prima sfida ha a che fare con la questione delle disuguaglianze, di cui prima si faceva menzione. Perché è vero che purtroppo in questo anno si sono amplificate nella nostra città, il rapporto lo documenta in diversi capitoli, il fatto che è cresciuto l'impoverimento, che si sono trovati in situazioni di rischio di povertà, fasce crescenti della popolazione, anche persone che prima di questa crisi non lo erano. Il contributo della Caritas, per esempio, dove c'è l'affondo sul Fondo San Giuseppe, che ci racconta di quante persone sono state aiutate in un anno, ci aiuta a focalizzare la questione del lavoro, dell'occupazione, del lavoro che è il primo elemento di inclusione, di benessere per le persone, ma che è anche un possibile elemento di invece criticità e difficoltà per chi il lavoro lo perde, per chi ha un reddito pur da lavoro ma insufficiente a vivere una vita degna per sé, per la propria famiglia, per chi il lavoro l'ha perso, per chi vive solo con i supporti, le indennità di disoccupazione se non sono sufficienti. E ci racconta di una città che è un po' sulla soglia di un passaggio proprio rispetto alla ripresa economica, alla ripresa dello sviluppo, e che si deve interrogare su quale posto avrà il lavoro in questa ripresa. Alcuni dati sono interessanti, ci dicono per esempio che in questo anno la disoccupazione tutto sommato è cresciuta in modo contenuto, ma le politiche di ristoro hanno consentito questo, il blocco dei licenziamenti che però sappiamo va terminando, è però cresciuta l'inattività, e questo è un dato interessante. Il tasso di inattività è cresciuto soprattutto tra i giovani, un effetto di scoraggiamento nei confronti del mercato del lavoro, e tra le donne nelle fasce centrali d'età, dove forse ha pesato la difficoltà di conciliazione vita-lavoro, la questione della chiusura delle scuole, la remotizzazione del lavoro che non è una remotizzazione a cui tutti possono accedere. Dunque segnali di criticità e di aumento delle disuguaglianze che riportano al centro dell'attenzione il problema di una città che rischia di correre a due velocità. Non è un tema nuovo, prima si diceva dell'accelerazione che c'è stata con la pandemia, questo è un tema che già discutevamo negli anni scorsi, quando Milano sembrava finalmente uscire dalla crisi del 2008. Ecco, anche lì l'interrogativo era lo stesso: ma la ripresa è per tutti o lascia qualcuno indietro? E questa domanda si fa più drammatica oggi, perché questo diventa davvero un rischio tangibile. Dunque più che mai il tema delle disuguaglianze deve essere al centro dell'agenda politica della città, come dell'intero paese. E cosa fare di fronte a questo rischio, a questa consapevolezza rispetto alla complessità delle implicazioni che questa transizione sta portando con sé? Quel rapporto ci dice: Milano deve ripartire da sé,
ma da un'altra consapevolezza, questa volta proprio sulla sua identità. Si parlava prima del rischio delle città globali, no? Come di un club delle città globali che corrono da sole e competono tra loro. Ecco, io credo che la pandemia questo l'abbia insegnato a Milano, che quello è un club non solo difficile in cui stare, perché bisogna essere competitivi, ma non è forse quello il club in cui stare, o comunque non nel modo in cui si è stati fin qui, perché Milano è una città globale particolare, e questo se lo deve dire, cioè se lo deve riconoscere, perché fa parte della sua identità, perché è una città intermedia, come dice bene la Granata nel primo capitolo del rapporto, cioè è una città comunque che ha una dimensione tutto sommato contenuta, una città che ha la sua identità piuttosto nell'essere una città che media, che sta nel centro del suo territorio, di un'area regionale estesa, che ha nel suo radicamento locale il suo vero genius loci. Prima si citava l'Expo. L'Expo ha dimostrato che Milano sa parlare al mondo mettendo a valore ciò che la contraddistingue, ciò che è la sua identità più profonda, appunto essere terra di mediazione, di incontro, di scambio tra culture e popoli. E da qui deve ripartire. Noi l'abbiamo spesso definita, con l'insuperata definizione di Bassetti, una città locale. Ecco, questo io credo sia importante tornare a dircelo. Guarda al mondo, ma è radicata, ed è radicata nel suo territorio, nella regione, nell'intero paese, appunto. Milano può prosperare se l'intero paese si incammina su un percorso di sviluppo, e questo rapporto tra Milano e il resto del paese si costruisce su un percorso di condivisione, di sviluppo comune. E questa allora è l'occasione per ripartire da qui, dall'identità di Milano, da quella che è anche un tratto della sua anima. Abbiamo discusso in passato su questo, cioè dalla capacità di riconoscere alcuni tratti del modello di sviluppo come tratti distintivi, appunto non l'esigenza di competere soltanto, no, sullo scenario internazionale o di scalare i ranking internazionali, ma di mettere a tema un nuovo modello di sviluppo. Nel rapporto se ne parla, che mette al centro la riconversione ecologica, lo sviluppo della vocazione agroalimentare, l'economia circolare, l'investimento sulla cultura, sulle università, ma anche sull'industria 4.0, sulla ricerca, life science, human technopole si citava prima. Perché è vero che Milano sta cambiando, la terziarizzazione, il nuovo modello di sviluppo economico, la digitalizzazione, ma è vero anche che Milano non è solo policentrica nella sua costruzione urbanistica, ma è policentrica anche dal punto di vista economico. Io credo che Milano abbia tante vocazioni, e queste vocazioni vanno tenute insieme e sviluppate in modo integrato. E quello che emerge, che mi pare interessante da questo rapporto, è che in questo tematizzare un nuovo modello di sviluppo per Milano, appunto, che riconosce le diverse vocazioni, c'è da mettere in evidenza un'attitudine che Milano sembra avere e sembra voler raccontare alla città in questa fase. Noi l'abbiamo documentata nei nostri rapporti, quelli micro, come diceva la collega Cerniglia prima, che fanno analisi a livello territoriale, mette a tema la questione dei beni comuni, la cura dei beni di comunità, dei beni collettivi locali, come li abbiamo chiamati in questo rapporto, che sono quindi la cura dell'ambiente, dell'aria, del suolo, del verde urbano, degli spazi della città, dei servizi, le infrastrutture fondamentali, i servizi sociali in modo particolare, di cura, e poi la salute, il lavoro, beni comuni fondamentali, l'educazione, la cultura, la conoscenza e le relazioni. Questo è un po' uno degli elementi che corre trasversale nei contributi del rapporto, il fatto che Milano sembra voler ripartire anche da qui, dalla consapevolezza che occorre aver cura dei beni comuni, e il primo bene comune è quello delle relazioni. Ci sono diversi capitoli nel rapporto che hanno questo sguardo micro, che vanno a vedere come per esempio la questione dello smart working abbia innescato la ricerca di nuovi spazi di condivisione per lavorare insieme, pur se in smart working, e va ad approfondire come in alcuni contesti
di quartiere, per esempio le social street, si siano animate per creare nuove forme di solidarietà, va ad approfondire esperienze di community care, dove le persone nei quartieri hanno provato a dare risposta ai bisogni degli abitanti. Ci danno esempi di tessitura, di attivazione dal basso, che però non sono soltanto da guardare come elementi di movimento spontaneo, appunto, di solidarietà tra cittadini, ma che chiamano in causa il ruolo dell'amministrazione. Nel rapporto ci si sofferma sulla questione di come sviluppare un'amministrazione di prossimità, cioè di come il governo cittadino può sostenere lo sviluppo di queste relazioni, di questi nuovi modi di stare insieme, di fare insieme, di costruire insieme la città. E viene in evidenza la questione che prima si toccava della governance cittadina e di come questa governance deve dialogare con i diversi livelli istituzionali, con i municipi a livello più micro, con la città metropolitana, con la regione e poi con lo Stato e con le altre città a livello sovranazionale. Occorre un coordinamento transnazionale fondamentale perché Milano possa giocare su questi diversi tavoli, a questi diversi livelli, appunto in quella prospettiva locale che dicevo prima. E il tema dell'amministrazione di prossimità, anche nel rapporto viene messo in evidenza, richiama da vicino il paradigma della città dei 15 minuti, che non solo a Milano è stata messa a tema in questi mesi, come possibile nuovo paradigma per organizzare la vita, riorganizzare la vita urbana della città, per riorganizzare i servizi, per fare in modo che tutti i cittadini nell'intorno della propria abitazione possano trovare le risposte ai propri bisogni. Dunque un paradigma interessante che fa i conti con l'esigenza del distanziamento e del ripensamento dei legami sociali dentro la città e delle forme di organizzazione dell'economia e della socialità in questo tempo. E però il rapporto ci aiuta anche da una parte a riconoscere, diciamo, la validità di questo modello, ma anche a mettere in evidenza alcune avvertenze per l'uso, alcuni elementi di attenzione, perché non basta, come dire, costruire un paradigma e essere certi, no? Perché funziona bene nella teoria che questo possa funzionare nella pratica. Intanto perché se è vero che la città dei 15 minuti, quindi di una nuova prossimità, è un elemento così importante da essere stato, diciamo, elevato a nuovo diritto di cittadinanza, è anche vero che bisogna prestare attenzione al fatto che sia davvero accessibile a tutti in tutte le aree della città, anche guardando la città nella sua area vasta dell'area metropolitana, perché in alcuni contesti forse la città dei 15 minuti esiste già, in alcuni quartieri già funziona, ma in altri è da inventare, è da sviluppare, e se non si adotta questa prospettiva in cui si guarda appunto all'intero territorio, si rischia che la città dei 15 minuti diventi un ulteriore elemento di disuguaglianza invece tra quartieri in cui i servizi ci sono e funzionano bene e altri in cui drammaticamente invece mancano. E questa è la prima avvertenza: tanto più è importante svilupparla, tanto più occorre farlo per tutti, raggiungendo le diverse periferie. La seconda avvertenza è un'avvertenza di senso. È un'avvertenza di senso perché sviluppare la prossimità costruendo l'infrastruttura dei servizi che risponde ai bisogni dei cittadini è fondamentale, l'abbiamo visto con la pandemia, pensiamo davvero per esempio a tutta la questione della medicina territoriale, ma anche la questione dei servizi sociali e di cura nel territorio. Eppure attenzione a non pensare a questo riorganizzare dei servizi nei quartieri, nei territori, solo in una prospettiva tecnico-funzionale. Ecco, non c'è soltanto bisogno di colmare un bisogno, ma c'è bisogno di dare senso, perché occorre essere prossimi e cosa vuol dire essere prossimi. Essere prossimi non vuol dire solo aprire un servizio, quello è fondamentale, ma vuol dire tenere insieme la dimensione del legame tra le persone, tra la capacità di raccogliere il bisogno e ascoltare il bisogno di queste persone e di cercare risposta
insieme, considerando che la prossimità ha bisogno di nutrirsi di integrazione tra la dimensione antropica, no, delle persone che abitano quel territorio, ma anche la dimensione ambientale, urbanistica, la qualità della vita in quei territori e gli spazi di partecipazione. Io non porto soltanto dei servizi, ma apro il territorio alla partecipazione dei cittadini in quel contesto, e allora ricostruisco senso e lo ricostruisco in modo condiviso. La terza avvertenza per me molto importante è quella di avere la consapevolezza che la città dei 15 minuti deve stare attenta a non immaginare la prossimità come chiusura, come ripiegamento localistico, come ripiegamento sul vicinato conosciuto, sulla comunità ristretta, perché questo è un po' il rischio, no? Il rischio che la pandemia, spingendoci a mantenere le distanze, a frequentare nelle bolle le persone che condividono il nostro spazio di vita, i congiunti, le persone a noi più vicine, in realtà porti a costruire muri, a ricreare distanze. Non solo è irrealistico pensare ad una città che funziona per bolle e che di lì passi la sicurezza, ma è anche pericoloso perché mortifica la libertà e rischia di costruire muri e barriere. Allora Milano in questo scenario, nel rapporto diciamo questo, si può proporre ancora una volta, come tanti altri in altri rapporti abbiamo sottolineato, come città laboratorio, una città laboratorio che è capace di aver cura del mondo, perché è capace di guardare al di là di sé, innanzitutto avendo cura del proprio territorio e dei propri cittadini, quindi conservando questo sguardo, questo radicamento locale e partendo da quell'identità ritrovata di cui parlavo prima, sapendo che può avere cura del mondo e quindi anche contribuire con le altre città globali a migliorare la vita delle persone anche in altri contesti, a lottare per esempio per lo sviluppo dei diritti fondamentali di ogni cittadino in ogni parte del mondo, perché innanzitutto lotta per i propri cittadini e con i propri cittadini. Allora Milano forse ha può cogliere in questa transizione l'occasione per acquisire un nuovo protagonismo, non tanto sui ranking internazionali, ma un nuovo protagonismo che si appelli al primato della cura e dei legami, legami che aprono però, che gettano ponti, come dicevo prima, che aprono all'accoglienza, che spingono all'integrazione, che sono segno di un'interdipendenza fondamentale, anche prima lo si sottolineava, tra territori, tra centro e periferie, tra popoli e culture, tra persone, ciascuna con la propria unicità e dignità, e aver cura l'uno dell'altro è il senso di questa interdipendenza, perché nell'interdipendenza noi ci scopriamo in realtà bisognosi l'uno dell'altro. E questo però non è, lo sottolineava bene prima il rettore, non è, come dire, un richiamo sentimentalistico, vuol dire riconoscere la cura come elemento di giustizia, quindi come principio che informa le relazioni dentro la città, nella sfera pubblica tanto quanto nella sfera privata, perché in questa transizione forse finalmente abbiamo l'opportunità di uscire da un modo di guardare l'altro che ci rende l'altro e ci ha reso in questi anni l'altro distante. Questa espressione di Elena Pulcini, filosofa morale che è mancata pochi mesi fa, la voglio ricordare in questa sede per il suo contributo di pensiero, è un'espressione forte. Noi abbiamo in questi anni coltivato l'immagine di un altro che non ci interessa, quello che accade fuori dalla nostra città, dal nostro quartiere, dalla nostra famiglia, che accade lontano non ci interessa. Invece la pandemia ci ha insegnato che l'altro distante siamo noi, che gli altri siamo noi e che questo altro distante è invece vicino, e di questo altro dobbiamo prenderci cura, perché più ci prendiamo cura dell'altro più in realtà ci prendiamo cura di noi stessi. Il Papa Francesco tante volte in questi mesi ha detto nessuno si salva da solo, ma non era solo secondo me un richiamo alla solidarietà, ma un richiamo a riconoscere l'essenza della natura umana. Nessuno può esistere da solo, nessuno di noi esiste da solo al di fuori della relazione sociale, di qualche forma di socialità, perché siamo persone in relazione
e la nostra società non è una sommatoria di individui isolati, di individui giustapposti, autonomi, funzionalmente collegati, perché strumentalmente questo è utile, ma perché dalla relazione tra le persone nasce la società, nasce la comunità, nasce il bene comune della città. Allora, su questa interdipendenza nasce l'etica della cura. Quante volte ne abbiamo sentito parlare in questi mesi? E l'etica della cura per Milano oggi, dal nostro punto di vista, vuol dire etica della cura delle relazioni, della tutela delle relazioni, non su basi emotive, ma su basi di impegno e di responsabilità. E questo vuol dire che anche le politiche, le istituzioni hanno bisogno di ispirarsi a questo criterio e ai diversi livelli istituzionali. La cura è una pratica che va esercitata sempre e appunto deve informare il disegno delle politiche cittadine. Allora, in conclusione, ripartire dalla cura è la sintesi di questo rapporto e forse la chiave di sviluppo di un modello che Milano sembra poter portare alla luce e perseguire, voler forse perseguire, possiamo essere ancora più decisi. È certamente un modello di sviluppo che, nella prospettiva di un'ecologia integrale, perché abbiamo imparato che il territorio, l'ambiente e le persone hanno bisogno di essere tenute insieme, è una prospettiva che ci riporta alla radice antropologica della vita sociale, cioè che si appella alla verità antropologica e ontologica del nostro essere persona in relazione con gli altri, con l'ambiente, con chi ci precede, chi viene dopo di noi, chi è oltre noi. È un modello di sviluppo che in questi mesi ci ha insegnato che la fragilità fa parte della nostra vita e che avere cura di quella fragilità è indispensabile e imprescindibile per poter ripartire, per mettere in moto lo sviluppo. L'attenzione per la fragilità in fondo ci dice chi siamo, come possiamo abitare il mondo, e da questa consapevolezza deve scaturire un impegno nuovo per Milano. Di questo parla il rapporto, anche di tante altre cose. Ringrazio tutti gli autori che hanno contribuito, ringrazio voi per l'attenzione e vi invito alla lettura naturalmente.